chiesto di parlare la senatrice Vincenza Aloisio. Grazie Presidente. Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, proseguo il mio excursus sull'istruzione, che non a caso è il mio primo dei tre temi scelti da me per il contrasto all'autonomia differenziata. Dopo la notizia degli spaventosi abusi perpetrati per mesi a Caivano da un gruppo di almeno una quindicina di ragazzi giovanissimi su due bambine di 10 e 12 anni, pochi giorni fa un altro atroce episodio si è verificato in pieno centro a Napoli, dove Giovanni Battista Cutolo è stato ammazzato da un ragazzo di appena 16 anni per un motorino parcheggiato male. Aveva 24 anni e un futuro radioso da musicisti davanti a sé. Non è stata Caivano a stuprare, non è stata Napoli ad ammazzare, perché il mandante occulto è lo Stato, che ha clamorosamente fallito, lasciando i propri cittadini in balia di un ordine sociale gestito dalla cultura della violenza, delle barbarie e della prevaricazione, perché dove lo Stato non c'è, imperano e governano le mafie. Onorevoli colleghe e colleghe, smettiamole di chiamarle emergenza. Questa è una situazione radicata, endemica, è un abisso senza fondo per il quale non si è fatto e non si fa nulla. Interi quartieri, migliaia e migliaia di ragazze lasciate a loro stesse, con tassi di abbandono scolastico che toccano picchi del 34%, mancanza di alternative sane, di prospettive lavorative, imbigliati nelle reti criminali, in balia di sguardi vuoti, voltati altrove, nella completa indifferenza di tutti. Un'assenza dello Stato che diventa addirittura accanimento nelle regioni del centro-sud. Penso alla revisione del titolo quinto, che ha innescato un progressivo disinvestimento nelle scuole centro-meridionali e alla mancata applicazione della clausola del 34%, che, come confermata da Eurispes, ha sottratto al sud 840 miliardi di euro netti a cavallo tra il 2000 e il 2017. Per non parlare delle conseguenze della folle deriva dell'autonomia differenziata sui territori fragili del paese. Ed è qui che c'è la povertà, che prospera la delinquenza. Anzi, la povertà è correlata indissolubilmente alla delinquenza. Si sta tanto parlando di bonifica, estirpazione. Anzi, questa è la parola pronunciata dalla Presidente Meloni, che è davvero aberrante. I terreni, le paludi si bonificano. Le persone si educano. All'indomani dell'omicidio del povero musicista ho sentito al TG le parole del maestro dell'orchestra Scarlatti, che ho avuto il piacere di sentire poco prima dell'estate. Se ci fosse stata un'orchestra stabile a Napoli in questi anni, ha ammonito Gaetano Russo, il ragazzo ucciso non sarebbe stato lì ad arrotondare come cameriere come dargli torto. E qui mi rivolgo al ministro della cultura Gennaro Sangiuliano, affinché accolga il suo appello. Onorevoli colleghi e colleghe, probabilmente se il killer, perché il ragazzo che ha sparato si è comportato davvero killer, fosse stato educato in un contesto culturale differente, probabilmente a quell'ora non sarebbe stato sveglio e non avrebbe impugnato la pistola. Però chi gli ha procurato la pistola era un maggiorenne. Quindi mi chiedo, erano lì per uccidere qualcuno? E ancora mi chiedo, se gli stupratori fossero cresciuti in un contesto culturale differente, ben lontane da logiche deviate di abbandono sociale, forse non staremmo qui a parlare di Caivano. La storia però non si fa con i se e con i forse. Presidente, per piacere, sto quasi per finire. La storia si cambia con i fatti concreti e qui l'unica vera rivoluzione che si deve innescare il tipo, di tipo culturale, scolastica, educativa. Cioè bisogna prevenire investendo nella scuola. Grandi economisti hanno affermato che con un euro investito nella scuola se ne producono 2,5 euro. La scuola prepara i cittadini e li rende consapevoli di sé e pronti per essere inseriti nel mondo del lavoro. Questo è il vero grimaldello con cui scardinare la povertà, la malavita e il disagio sociale. Dico al governo, citando un titolo famoso del Mattino, in cui si chiedeva una mano allo Stato all'indomani del sisma dell'80, fate presto. Grazie.
chiesto di intervenire il senatore Sensi.